Ciao a tutti, oggi io e le cicale vi faremo un video su uno degli aspetti più importanti nel canto, almeno per me, al di là di quello che poi dopo alla fine andiamo a fare, che è l'attacco del suono. Questo aspetto è legato in una parte importante alla respirazione, quindi dirò qualcosina sulla respirazione e poi qualche indicazione su come attaccare il suono, cioè su come cominciare a cantare, cercando di non rovinare quello che andiamo a fare in fase di inspirazione. Quindi sigla e poi un breve ma spero efficace tutorial sull'attacco del suono, sull'inizio del nostro canto. Tom! You! This is jazz, huh? Jazz. L'attacco del suono, cioè il momento in cui cominciamo a cantare, è uno dei momenti più difficili che il cantante si trova a dover superare. È uno di quei momenti in cui non sappiamo bene che cosa succede in molti casi, in cui rischiamo di rovinare tutto presi dall'ansia e magari non avendo respirato correttamente, e quindi rischiamo appunto di vanificare tutti i nostri sforzi. In questo video vorrei specificare due o tre cose riguardo alla respirazione, soprattutto riguardo al modo in cui dovremmo intendere la respirazione, cercando così di mantenere il nostro respiro il più naturale possibile, e poi parlerò appunto dell'attacco del suono, di quello che avviene nel momento in cui comincio a cantare. Allora, molti di noi cantanti hanno l'immagine dell'aria che mandano dentro come un qualcosa appunto che dal naso oppure dalla bocca scende fino ai polmoni. Questo si vede, come tante altre cose, esternamente quando appunto li si vede cantare. Cioè questa respirazione molto, direi quasi più da sportivo, no? E questa direzione volutamente vettoriale dell'aria che mandiamo giù. Ecco, questo modo di intendere la respirazione non è funzionale al canto. Chiunque respira in questo modo si renderà conto che quando comincia poi a cantare, la voce è proprio lì dove io sento l'aria, quindi bassa, sotto, ancorata, e quando comincio a cantare, magari devo cominciare appunto su una nota medio-acuta, succede la classica cosa in cui comincio a emettere il suono e poi compenso muscolarmente cercando di portare il suono là dove doveva essere sin dall'inizio, e questo ci porta a vari aspetti negativi: un'intonazione non perfetta, un suono comunque compresso, non naturale, eccetera, eccetera, eccetera. Questo perché se noi osserviamo le sensazioni che viviamo quando respiriamo correttamente, possiamo notare che ciò che sperimentiamo appunto a livello di sensazioni è molto diverso rispetto a quello che sappiamo. Noi sappiamo che l'aria dal naso e dalla bocca scende verso i polmoni, ma la sensazione che abbiamo quando respiriamo è opposta. Vi invito qua a sperimentare un respiro di sollievo. Ora sperimentatelo con me, potete mettere anche in pausa il video, sperimentare quello che vi dirò ora e poi magari scrivermi nei commenti se quello che dico è vero per voi oppure no. Se provate per esempio a chiudere gli occhi, ora li terrò aperti perché faccio il video, ma provate a chiudere gli occhi così da potervi concentrare sulla sensazione che provate quando fate un respiro profondo, e provate a fare un respiro di sollievo, che è una tipologia di respirazione che si prende ad esempio per vari aspetti corretti legati alla respirazione. Se provate a fare un respiro di sollievo, provate ancora, se volete mettete in pausa il video, vi renderete conto che la sensazione che abbiamo quando inspiriamo con questa modalità è proprio il contrario di quella che vi ho descritto prima, cioè noi sentiamo di riempirci dal basso verso l'alto quando facciamo un respiro di sollievo. E così l'attacco, cioè il momento
in cui cominciamo invece a mandar fuori l'aria, lo viviamo a livello di sensazione come un movimento che dall'alto va verso il basso. Quindi inspiro, espiro. Ok? Questo è ciò che avviene correttamente, ciò che possiamo sperimentare appunto se osserviamo quello che proviamo quando respiriamo e mettiamo da parte un attimo ciò che sappiamo. Come in tante cose della vita, quello che sappiamo è molto diverso da ciò che in realtà sperimentiamo, e questo avviene in specifico anche con la respirazione. Quella che è l'idea di ciò che sappiamo succedere è diversa in realtà da come succede, da come sperimentiamo questo succedere appunto del respiro. Quindi vi invito a sperimentarlo un'altra volta, respiro di sollievo, e poi dall'alto verso il basso. Prendiamo anche, visto che ho specificato prima che il canto è la voce, è uno strumento che funziona ad aria, immaginiamoci anche se dovessimo, come se dovessimo soffiare dell'aria all'interno di un tubo. Dovendo farlo, probabilmente faremo una cosa del genere. Prenderemo aria. E quando finiremo per soffiare nel tubo, potremo vedere un movimento fisico dall'alto sempre verso il basso. Perché questo è quello che succede, non si sa perché, quando poi andiamo a cantare, molte volte quello che si vede invece esternamente è... cioè, pensare all'inspirazione come dall'alto verso il basso, e quando vado a cantare invece pensare la fuoriuscita del nostro suono come un qualcosa che dal basso, lì da dove ho messo l'aria nei polmoni, deve andare verso l'alto, verso fuori. Questo è molto mentale, succede così perché noi mentalizziamo molto questo meccanismo che succede, ma se ci affidiamo alle nostre sensazioni, prendendo un qualcosa, un fatto che si ripropone varie volte nella nostra giornata, che noi facciamo in modo inconscio, come per esempio un respiro di sollievo, possiamo notare che il nostro corpo in realtà funziona in maniera diversa. Quindi, prendendo dal respiro di sollievo sia il modo in cui inspiriamo che il modo in cui attacchiamo, cominciamo a mandar fuori l'aria, ci avvicineremo sicuramente a una modalità di canto più corretta. Inspiriamo e poi dall'alto verso il basso attacchiamo il suono, cominciamo a cantare. Funzionare in questo modo fa sì che succedano varie cose positive per il cantante. Per esempio, se ho inspirato correttamente, comunque mi sono anche dilatato internamente. Le zone di risonanza si sono dilatate naturalmente per prepararsi ad accogliere il suono che poi con cui andremo a riempirle. E questo tipo d'attacco dall'alto verso il basso preso dal respiro di sollievo ci permette di far sì che cominciamo a cantare mantenendo tutte quelle cose che si sono create in una giusta inspirazione. Questo tipo di attacco disattiva ogni tipo o gran parte dei cattivi funzionamenti, per esempio quello di pensare di dover buttare fuori il suono, che porta comunque a una tensione o un restringimento delle zone di risonanza, anche a un innalzamento della laringe, e il cantante può sperimentare con questa modalità una maggiore stabilità del respiro e anche dell'intonazione. Ho detto che del respiro di sollievo noi prendiamo il modo di inspirare e il modo di attaccare il suono. Quando poi cantiamo, nella gestione del fiato succedono cose diverse da quelle che succedono nel respiro di sollievo, dove noi semplicemente ci svuotiamo con una direzione, diciamo, corretta. E ovviamente quando cantiamo noi dobbiamo imparare a gestire il fiato e a far sì che l'aria che abbiamo mandato, che abbiamo incamerato, duri quantomeno quello che noi ci aspettiamo che duri, insomma ci permetta per esempio di cantare per intero una frase melodica, ma questo è già soggetto di un prossimo video. Per oggi ci concentriamo sull'attacco del suono. Vi invito a lavorare su questa modalità utilizzando vocalizzi che potete, ovviamente, se siete cantanti, suonarvi voi, oppure se non avete un pianoforte potete utilizzare alcuni dei vari vocalizzi che si trovano anche su YouTube gratuitamente, che comunque sono efficaci.
vi invito a sperimentare questa cosa. Ci vediamo al prossimo video, spero come sempre di essere stato utile, a presto, buon canto!